Salve a tutti gli istruttori, qui è Minestroyer e siamo tornati su un nuovissimo video dell'aggiornamento. Comunque, parlano dello speciale 20 iscritti su Ida Network. Oggi non ci sarà, se non apro tipo per stasera alle 7. Comunque, ve l'aggiungerò nel video dello speciale. Che comunque, o se no, se sarete online tipo alle 7, l'annuncio lì. Comunque, anzi, entrate subito sul server. Se è aperto, e comunque io ve lo annuncerò meglio su YouTube, se no forse c'è un casino perché qualcuno non lo legge o tipo sta scrivendo, quindi io lo annuncerò forse meglio su YouTube. Comunque oggi siamo in un video dell'aggiornamento che è 1.1, che è uscita da poco. Allora, io vi farò vedere un po' le cose. Intanto, i letti l'hanno fatti di diversi colori, tipo il grigio, il nero, l'arancione, il rosso, il giallo, il verde, cioè ci sono molti colori. Poi i shulker box, cioè la cosa più interessante di tutte. Tipo, noi spacchiamo questo, mettiamo questo, noi lo riapriamo e avremo tutti gli oggetti. Cioè, è una cosa utilissima, secondo me la più utile che ho visto in questi ultimi aggiornamenti, la shulker box. Comunque anche questi ha tutti di diversi colori, come sapete. E poi la cosa dei mob, i mod sono cambiati, ci sarà il lama, come si chiama, aspetta, mendicante, che è cattivo, cioè un tipo un villager cattivo che, se voi vi avvicinate, tira fuori un'accetta e vi attaccherà. Poi c'è l'evoker, che questo comunque, se lo killate, vi dropperò una cosa che poi vi farò vedere, e comunque è molto forte, vi evoca dei vex, che sono questi affarini che volano, ma comunque guardate, possono attraversare tutto. È quasi impossibile ucciderli se non scappando. Poi faremo. Poi c'è la. Non mi ricordo i nomi. Terracotta colorata, anche questa che è bellissima. Cioè, guardate, comunque la migliore per me è questa. Cioè, è di diversi colori. Per decorare mi sa che adesso è questa la migliore per decorare tutto, anche una stanza, un survival, tutto. Ed ecco quello che dicevo, che droppava il evoker, il totem of undying. In italiano si chiamerebbe totem della non morte, ma io vi dico che si chiama totem of undying, che è anche meglio, più bello chiamarlo così. E vi farò vedere anche una nuova funzione. Mettiamo tipo questa totem della non morte. Qui ci sarà finalmente questo spazietto. L'unico difetto è che non puoi mettere l'arco, cose essenziali per combattere, ma soltanto il totem e degli altri droppi inutili. Allora, vi farò vedere la funzione. Aspettate che mi metto in game mode survival. Guardate cosa fa, vedete, lui ti vuole attaccare. Anche questo esce l'accetta, ma comunque se mi ammazzassi sarebbe meglio che voglio che mi ammazzi. Ecco, guardate, ah vero, il lava mi sputerà, qua, cioè è fighissimo, ti sputa, e vedete, il totem vi salverà dalla morte. Voi dovete scappare subito e potete scampare a non morire come ho fatto io. Mi rimetto in creativa e riandiamo lì. Cioè, ho fatto un fail perché non dovrebbe succedere questa cosa, ma è successo. Allora, comunque io vi ho fatto vedere tutte le funzioni che c'ha la nuova aggiornamento. Anche se ci sarebbe forse di giorno, aspettate che vi faccio vedere.
più bello. Quel giorno, ed ecco comunque come sono i letti, un po' sono buggati perché adesso è uscito appena e a volte vedete si buggano, ma comunque, cioè, toglieranno questo bug tra poco e saranno, cioè, ormai è tipo la Minecraft 1.12 questa cosa, 1.11, cioè, secondo me adesso che c'è tutta questa roba, ormai stiamo da un passo da Minecraft normale, la Minecraft Pocket Edition. E comunque io concludo questo video qui, io spero che vi sia piaciuto, lasciate like, commentate e iscrivetevi. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!